Agostino era ed è e resterà una colonna portante dell'antimafia sincera, non quella della ribalta, ma quella che vuole verità e giustizia al di là degli slogan. Ed è una vergogna ed è una grandissima delusione che Vincenzo Agostino non sia riuscito a esaudire il suo sogno, quello di tagliarsi la barba e i capelli, il giuramento fatto appunto sulle bare di Nino e Ida. A noi ragazzi, ragazze, a noi antimafia sociale, ai familiari, a Nino Morano, a suo nipote, il compito di portare avanti questa responsabilità, di portare avanti questo compito e non ci arrestiamo, non ci fermiamo qua. Ed è una vergogna ed è una grandissima delusione che Vincenzo Agostino non sia riuscito a esaudire il suo sogno, quello di tagliarsi la barba e i capelli, il giuramento fatto appunto sulle bare di Nino e Ida. A noi ragazzi, ragazze, il compito di portare avanti questa responsabilità, di portare avanti questo compito e non ci arrestiamo, non ci fermiamo qua. Vincenzo Agostino era ed è e resterà una colonna portante dell'antimafia sincera, non quella della ribalta, ma quella che vuole verità e giustizia al di là degli slogan. La famiglia Agostino ha avuto il lutto della perdita del figlio, della nuora incinta, non hanno mai avuto la verità su queste morti e qui lo Stato ha fallito. Un dispiacere immenso, ovviamente, una perdita che è un vuoto che sarà difficile da colmare. Noi, in qualità di giovani, di studenti, di universitari, non possiamo fare altro oltre che stringerci vicino alla famiglia oggi, ma domani, continuare quella che è stata la lotta intrapresa dal signor Vincenzo in tutti questi anni, da 35 anni. Si è impegnato, ha lottato contro non soltanto per cercare la giustizia e la verità per suo figlio, ma soprattutto per andare a smascherare tutte quelle che sono alcune delle pagine più buie del nostro Stato, della nostra storia. Segnato tutto quello che so, e tutti i giusti valori li ho presi da te. Non posso pensare che sia tutto finito, che non potrò più perdere a carte contro di te, non posso pensare che non potrò più sentire la tua voce o vedere i tuoi occhi azzurri. Lascerà dentro sapere che non potrei nemmeno conoscere il tuo pronipote, che si chiamerà Vincenzo come lui.